l'angolo del difensore civico regionale. Buongiorno ai nostri ascoltatori, ai nostri telespettatori. La consueta giornata e il nostro format di comunicazione istituzionale che gentilmente Canale 3 Toscana ci permette, attraverso il quale informiamo i cittadini sulle possibilità di rivolgersi all'ufficio della difesa civica regionale. È un ufficio a disposizione di tutti i cittadini della regione, afferisce al Consiglio regionale della Toscana e alla regione stessa. Gratuitamente assistiamo tutti i cittadini. Sono stati quasi 2.500 quelli che nel 2020 si sono rivolti all'ufficio del difensore regionale per problemi sull'ambito sanitario, problemi economici, problemi di accesso agli atti, bollette, luce, acqua, gas, telefonia, tutto quello che riguarda i problemi della vita quotidiana che i cittadini in questa fase, tra l'altro molto più dura, dell'emergenza sanitaria, che è anche un'emergenza economica, li affliggono in una vita quotidiana sempre con ostacoli prevalentemente di natura amministrativa. I conflitti tra i cittadini e le pubbliche amministrazioni, gli enti locali, ma anche le società di gestione dei servizi pubblici, sono questi i problemi che possiamo aiutare a risolvere. L'ufficio è composto da uno staff di funzionari esperti, ciascuno in ogni segmento della pubblica amministrazione. Non ha la bacchetta magica, ma ha l'energia della perseveranza. Con la nostra azione, con quella dei nostri funzionari, scriviamo, sollecitiamo, cerchiamo di risolvere i problemi, ma anche i diritti che talvolta non sono soddisfatti dalle amministrazioni nei confronti dei cittadini per problemi magari esclusivamente di sovraffollamento, di burocrazia. Oggi abbiamo due collegamenti via Skype con due persone esperte di sanità, un volto che già i nostri ascoltatori conoscono perché talvolta è qui in studio con me il funzionario della difesa civica regionale Vittorio Gasparrini, ma l'ospite importante di questo collegamento è un professore universitario, professoressa Emanuela Turillazzi, direttore della scuola specializzazione di medicina legale dell'Università degli Studi di Pisa. Insieme al dottor Gasparrini, mia spalla sui temi della sanità, in quanto da quasi 30 anni si occupa di contenzioso e di problemi in sanità, liste d'attesa, ticket sanitari. Dottor Gasparrini, dal lago al milione. Sì, tutte le problematiche sanitarie in più quella della responsabilità professionale, che è il nostro fiore all'occhiello, la nostra peculiarità come Regione Toscana, come abbiamo già detto. Abbiamo già detto di questa peculiarità, la responsabilità tecnico-professionale, che può riguardare un cittadino che riceve un servizio, un intervento chirurgico, lui o i suoi familiari, e in questa situazione può verificarsi anche la necessità da parte del cittadino di chiedere un approfondimento sull'eventuale, ripeto, eventuale responsabilità tecnico-professionale dei medici, di colui che ha fatto l'intervento, del professionista. In questa attività ne abbiamo già parlato perché il difensore civico regionale ha delle convenzioni con l'Università di Pisa, e ecco qui il motivo per il quale c'è la professoressa Emanuela Turillazzi, e anche una convenzione con l'azienda universitaria ospedaliera di Siena, Dipartimento Medicina Legale. La volta scorsa abbiamo parlato con il professore Gabrielli. Ecco, queste convenzioni servono per fornire dei pareri tecnico-professionali molto importanti di medicina legale, pareri di medicina legale da parte di queste strutture, che verificano l'eventuale responsabilità tecno-professionale. Professoressa Turillazzi, l'ho detta più o meno giusta per farla capire, perché il tema è delicato ma va ben rappresentato. Prima di tutto grazie del collegamento e della sua presenza. Grazie a voi. Sì, l'ha detta in maniera molto corretta, perché appunto la collaborazione nasce da questa esigenza. Credo che l'ufficio del difensore civico abbia un'ottica privilegiata nei confronti di queste tematiche. A voi si rivolgono i cittadini che lamentano genericamente disfunzioni delle prestazioni. Bene, queste disfunzioni, lei lamentava liste di attesa, ticket,
perché sono cose che esulano dal nostro parere tecnico, però all'interno di queste disfunzioni possono esserci anche dei casi in cui ci sono criticità, diciamo, nell'operato dei sanitari. Ovviamente noi ci occupiamo, diamo pareri sui sanitari che non afferiscono alla nostra azienda, all'azienda ospedaliera universitaria Pisana, altrimenti avremmo chiaramente problematiche di incompatibilità. Ecco, quello che volevo sottolineare è che è particolare dell'attività che facciamo per il difensore civico rispetto a quella che facciamo dopo, casomai in fase di chiamata dell'azienda e conciliazione o successivamente anche in una fase vera e propria giudiziaria, e che il parere che diamo a voi tante volte evidenzia magari l'assenza di un legame fra un operato dei sanitari e il danno lamentato, però vi mette in evidenza delle criticità che magari ci sono nel percorso, che poi a voi servono anche per mettere in atto delle attività, diciamo, di correzione delle criticità. Quindi per noi è importantissimo, perché anche noi serve per i nostri specializzandi, per i nostri medici, per avere un occhio diverso da quello che abbiamo poi in una fase successiva, eventualmente quando facciamo lo stesso lavoro per la nostra azienda e per eventualmente il giudice. Veramente è un occhio a 360 gradi, perché al di là di appurare se c'è quello che è il nesso di causa, cioè il legame fra la condotta magari non corretta e il danno, a noi serve perché mettiamo in evidenza proprio le criticità, e questo credo che poi a voi serva per le vostre azioni, diciamo, di correzione del problema. Quindi per noi è importantissimo questa collaborazione istituzionale con il difensore civico. Ecco, sì. Bene, grazie professoressa. Con il dottor Gasparrini spieghiamo anche che questo parere medico-legale dell'Università di Pisa su questioni ovviamente non di quel territorio, come ha ben spiegato la professoressa, ma di altri territori, per sì, esempio. Addirittura cerco di non dargli nemmeno, anche se non sarebbe compatibile l'azienda, non do. Certo, quindi di altri territori, quindi per esempio pareri del Dipartimento, cioè della sua specializzazione di Pisa su Siena. Ecco, quindi già qui si risolve, si evita la situazione di incompatibilità. Abbiamo perso l'audio. Si evita già questa situazione di incompatibilità. Ecco, volevo dire, questo parere è all'ufficio del difensore nei confronti degli utenti o dell'utente, serve per fargli capire che se c'è un parere che dice che quell'intervento chirurgico è stato fatto come doveva essere fatto, in quel caso l'utente che ha che sta manifestando, sta aprendo un attenzionamento, un approfondimento sulla base di quel parere, forse gli serve per capire di fermarsi da eventuali azioni giudiziali. Noi interveniamo in una fase pre-contenziosa, ora con la norma dal 2011 in poi possiamo intervenire anche nella cosiddetta fase di gestione diretta, però come diceva la professoressa molto bene, perché fra l'altro la professoressa l'ha vista nascere questa cosa, okay. Quando io sono arrivato all'ufficio c'era il professor Finesti e lei, la specializzanda, vedeva le nostre pratiche come oggi i suoi specializzanti e le sue specializzande. L'ottica è diversa, perché quando il difensore civico interviene in una questione tecnica professionale non si ferma a quello che è banalmente il contenzioso, cioè prendo la cartella clinica, mi faccio un parere medico legale e vado avanti. Noi cerchiamo di sviscerare il vissuto del paziente, quindi spesso i medici legali hanno le nostre risposte, che magari chiedono cose che non c'entrano niente, ma il paziente a volte ha la sensazione di essere curato male, perché il medico, mentre lo visitava, ha guardato la cartella così e ha detto ecco, cioè a volte è questo, e questo diciamo col parere medico legale si riesce a smontare, come non è infrequente che io abbia casi dall'Università di Pisa in cui dico all'utente: guardi, mi hanno detto che non c'è responsabilità professionale, però ci sono stati dei passaggi di criticità. Vuole che io comunque informi l'azienda?
sappia che poi non potrà più andare avanti in un contenzioso, perché avrà, io trasmetterò un parere negativo, però l'azienda saprà di queste criticità. Ebbene, non è frequente che l'utente mi dice sì sì, non me ne importa niente del risarcimento, voglio che sappiano che hanno sbagliato o che si sono comportati in modo errato. Ecco, quindi c'è questo doppio versante, ecco, della cosa. Ecco, grazie professoressa. Ecco, qualche cosa da integrare con quello che ha detto, tra l'altro poi dopo vorrei anche una nota di costume, diciamo, anche di Siena, ecco, ma poi te la lascerei come chiusura. Ecco, qualcosa da integrare che diceva Gasparrini? Giustamente il dottor Gasparrini ha fatto proprio il paragone, ecco, fra quello che è, diciamo, l'azione di richiesta anche stragiudiziale all'azienda, quando il paziente insoddisfatto si rivolge all'azienda per avere eventualmente il risarcimento, che è un passo che deve fare necessariamente prima di andare eventualmente in giudizio, ma l'ottica del difensore civico, anche noi la viviamo, questa è diversa. Probabilmente a voi non vi vedono come controparte, cioè quando chiamano l'azienda e facciamo comitati gestione sinistri, lo facciamo anche a livello regionale, il paziente vede l'azienda come una controparte, a voi probabilmente vi vede come dei facilitatori, cioè dei soggetti che aiutate, da cui ricevono aiuto nell'andare avanti, e quindi è un'ottica completamente diversa anche per noi, ci approcciamo in maniera diversa, terzi ovviamente rispetto alla vicenda, però la vicenda la descriviamo a 360 gradi, mentre quando lavoriamo per andare in giudizio ci soffermiamo solo su certi aspetti, quelli che poi rilevano sulla responsabilità, qui vi diamo proprio una risposta a 360 gradi, magari diciamo non c'è responsabilità ma il consenso ha avuto delle criticità, oppure appunto come il paziente è stato accolto, quindi è un'ottica anche per noi veramente, veramente interessante, ecco, a completamento di quello che diceva il dottor Gasparrini. Bene, a questo punto, prima di andare nella pausa, ringrazio la professoressa e poi una piccola nota, ecco, medicina legale, scuola di specializzazione, Università di Pisa. Medicina legale, è importante anche la storia un po', Siena con la università e con la facoltà di medicina è stata importante nel panorama toscano ma anche un po' nazionale sulla medicina legale nel formare professionisti importanti, tanto che c'è molta scuola senese in questi professionisti sia a Siena ma anche a Pisa e anche altrove. Beh, insomma, ecco, no professoressa, anche a Firenze stesso, anche a Firenze. Norelli è di scuola senese, no, il professor Norelli? Certo, è tutta scuola senese questa, il professor Norelli, che ora ha finito la sua attività, perlomeno dal punto di vista dell'accademia, è di scuola senese. Io sono di scuola senese perché ho fatto, come ricordava, io ho iniziato con l'allora difensore civico, non mi ricordo il nome. Era Massimo, forse Romano Fantapera. Ma c'era un funzionario, ora di cui non mi ricordo. C'era un funzionario che ricordiamo volentieri, Caponi. Si chiamava Francesco Caponi, esatto. Ed è quello che, nonostante fosse un perito agrario, mi ha insegnato a me giurista come muovermi, esatto, in questo mondo sanitario, che formule usare, eccetera, eccetera. È vero, quindi la collaborazione col difensore civico che parte proprio dalla scuola di specializzazione allora di Siena e poi ce la siamo portata che, dietro. Che poi ci sono... Non possiamo ricordare il professor Bardi, esatto, che per tanti, ecco, anni è stato presidente della commissione regionale di bioetica. Ecco, certo. Professor Mauro Barni, ecco, era appunto doverosa questo ricordo. Ecco, bene, allora grazie. Grazie professoressa, io vado nel primo breve pausa pubblicitaria, vi ringrazio tantissimo, grazie. Buon lavoro, grazie professoressa. Secondo slot del difensore civico regionale, format di comunicazione istituzionale, tutti i venerdì dalle 12 alle 13 su Canale 3 Toscana.
Di cosa parliamo? Dei problemi dei cittadini, emergenza economica, emergenza sanitaria, conflitti con la pubblica amministrazione, bollette pazze, luce, acqua, gas, telefonia, digital divide, di tutto, problemi quotidiani dei cittadini. Abbiamo fatto un po' il punto della situazione con la professoressa Emanuela Turillazzi, direttore Scuola Specializzazione Università degli Studi di Pisa, sul tema della responsabilità tecnico-professionale. Stavolta siamo in zona rossa, in studio con me non c'è il funzionario della Difesa Civica Vittorio Gasparrini, c'è ugualmente presente in collegamento Skype, e ci ha raggiunto un altro collegamento Skype molto importante, un collega, un altro ombudsman, un difensore civico regionale di una regione vicinissima a noi, della regione Umbria, avvocato Marcello Pecorari. Buongiorno. Buongiorno. Per i spettatori, noi questa trasmissione la registriamo oggi venerdì mattina di corsa. Appena fatta questa registrazione andiamo subito, quindi siamo quasi in diretta, perché finita prestissimo la registrazione di oggi venerdì 5 marzo, andiamo subito a Castiglion Fiorentino ad aprire lo sportello decentrato della Difesa Civica della Regione Toscana, il 7° sportello. Marcello Pecorari, parlo con te a Castiglion Fiorentino. Quindi ci siamo verso l'Umbria, al confine proprio, vi veniamo a trovare sicuramente. È questo lo sportello che l'abbiamo chiamato, quello della Valdichiana Aretina. Ne abbiamo un altro nella Valdichiana Senese a Sinalunga. Questo è presso il comune di Castiglion Fiorentino. Marcello è un avvocato, difensore civico regionale della regione Umbria. Avvocato Marcello Pecorari, affermato professionista. Com'è la situazione in Umbria? E poi quante istanze, che tipo di problemi, molto simili a quelli che noi riceviamo anche noi in Toscana, ma un po', dacci un po' il quadro della sua situazione. Ma guarda, Sandro, la situazione in Umbria non è dissimile da quella della Toscana. Ovviamente la questione sanitaria la fa da padrona in questo periodo, con la differenza che l'ufficio del difensore civico regionale in Umbria è attivo da appena 2 anni. Io sono stato nominato il 19 febbraio del 2019, dopo 20 anni di assenza del difensore civico in regione. Vi erano difensori civici nei comuni, io sono stato difensore civico del comune di Città di Castello, per 2 anni ho svolto questo compito anche in provincia, ma in regione è una novità. Quindi, a differenza vostra, paghiamo lo scotto della primogenitura, del dover creare e istituire l'ufficio in Umbria, e il mio sogno sarebbe di seguire un po' il modello toscano per quanto riguarda la creazione di uffici decentrati nelle principali città della mia regione. Per quanto riguarda poi la situazione, come ti dicevo, le istanze al difensore civico sono sempre tante, attengono alle questioni più disparate, anche se purtroppo in questo periodo appunto l'aspetto legato alla sanità è preminente. Non parlo solo e nello specifico del Covid, ma delle problematiche che ne sono derivate, per esempio la grandissima problematica dei disabili in questo periodo, quindi la difficoltà ad avere un'assistenza domiciliare, un'assistenza specifica da parte di operatori sanitari che non sono vaccinati o che comunque sono impiegati in altre situazioni. Vi è l'enorme problema poi delle liste d'attesa, del blocco di quella che è la funzione ordinaria della sanità perché è concentrata in altro. E poi adesso purtroppo in Umbria siamo in una situazione di particolare gravità per queste varianti, di cui ce n'è una recrudescenza particolare nel nord dell'Umbria. Io sono di Città di Castello, quindi proprio l'estremo nord dell'Umbria la viviamo con maggiore intensità rispetto al Ternano, dove la situazione è abbastanza tranquilla. Al di là di questo periodo di eccezionalità, comunque le questioni legate alla sanità sono tantissime, dall'accesso agli atti in materia sanitaria
non abbiamo ancora la struttura, come invece avete fortunatamente voi, per poter seguire il contenzioso per quanto riguarda problematiche di eventuale mala sanità. Però diciamo che l'idea nostra è quella di strutturare l'ufficio, di potenziarlo e al termine del mio mandato spero di lasciarlo con una capacità pervasiva rispetto all'amministrazione superiore a quella attuale, perché appunto in questo momento siamo ancora in fase di realizzazione, di rodaggio degli ingranaggi del sistema, ma siamo molto fiduciosi perché i numeri sono veramente importanti. Ecco, tra l'altro hai citato il problema della sospensione o rallentamento dei percorsi ordinari di assistenza anche sul tema della disabilità. Sì, l'emergenza sanitaria, ora volevo appunto la conferma, dottor Gasparrini. Dicevo, l'emergenza sanitaria, sai che cosa ha creato, sai Marcello? Noi abbiamo delle casistiche che mettono in risalto tutta la debolezza italiana, ma anche delle nostre, dei nostri territori del centro Italia. Magari poi la situazione è uguale più o meno, con diversi livelli, diciamo, di difficoltà. Abbiamo interi palazzi dove non c'è luce, acqua, gas, e interi palazzi senza telefonia. In alcune zone, ne abbiamo parlato la volta scorsa, il dottor Gasparrini. Ma poi abbiamo anche delle situazioni che vanno sui media in maniera imbarazzante. Ecco, dottor Gasparrini, racconti un po' anche al collega dell'Umbria la questione di quel disabile che gli manca un pezzo per il funzionamento corretto della propria carrozzina. Ecco, veramente imbarazzante. Gli manca questo pezzo, sta aspettando che arrivi dalla Cina e sembra quasi una barzelletta, l'abbiamo ordinato in Cina, ora arriva. Poi sul tema della disabilità, ricordava Marcello Pecorario, il problema dei disabili, della vaccinazione ai disabili, sono nelle categorie deboli, quindi saranno nella seconda fase, della vaccinazione ai caregiver, e il paradosso che c'è, che se io sono un disabile ricoverato in una residenza sanitaria per disabili mi hanno vaccinato. Se io invece sono un disabile che vuole essere autosufficiente, quindi che vivo a casa mia e che ho delle persone che mi seguono, né io né le persone che mi seguono sono vaccinate. Era di martedì la notizia di questo signore novantenne che voleva donare il vaccino alla madre di un disabile dicendo: ma io tutto sommato ho 90 anni, sono in buona salute, sto a casa, mi portano le cose i miei nipoti. Questa signora invece deve prendersi cura di un disabile, se si ammala sono guai, oltretutto rischia di contagiare anche lui, appena uscito dal coma, insomma dal ricovero Covid. Per fortuna si è rimesso il nostro consigliere portatore di disabilità, quindi è una patologia che colpisce molto. Se colpisce un disabile è peggio, perché appunto ci sono spesso delle fragilità, delle comorbidità, come siamo stati abituati a sentir dire, per cui il problema c'è. E poi c'è il problema che diceva Pecorari del blocco delle liste di attesa per quelle che sono le prestazioni ordinarie, per cui quando finirà questa cosa, come ci siamo trovati a giugno-luglio, c'è tutto il tema della ripartenza e del recupero del cosiddetto arretrato. Marcello, una considerazione, anche il dottor Gasparrini ha fatto il difensore comunale a Rignano? Figlina incisa Rignano famosa. E anche te ha fatto il difensore comunale a Città di Castello, no? Sì, Città di Castello e San Giustino. Ecco, che differenze trovi tra l'esperienza della difesa civica comunale, che ricordiamo agli altri ascoltatori con la finanziaria 2010 sono venuti meno i difensori comunale e provinciale, quindi l'accentramento delle istanze nell'ambito regionale. Come vedi differente l'esperienza tra il difensore comunale e il difensore regionale? Guarda, per la mia esperienza personale posso dire che le diversità ci sono e sono notevoli. Il difensore civico regionale ha un ruolo istituzionale
basato principalmente su quello che è il rispetto della normativa regionale e quindi è inserito proprio nel meccanismo istituzionale della regione. Il difensore civico comunale aveva, almeno a mia esperienza, un ruolo di prossimità immediata che prescindeva molto anche dall'aspetto normativo comunale o dal ruolo istituzionale all'interno del comune. Innanzitutto con l'elezione, come spesso avveniva, di un difensore civico comunale facente parte dello stesso comune, la conoscenza diretta vi era, perlomeno in città di media grandezza quale poteva essere la mia, e questo rendeva l'approccio più facile o più semplice dal punto di vista della situazione. E poi veniva contattato per una serie di questioni che potevano appunto anche prescindere da quello che era proprio il ruolo comunale. Considera che nel periodo in cui io lo facevo, ero difensore civico in comune a Città di Castello, mancavano i difensori civici nella regione Umbria e anche nella provincia, anche se è stato istituito dopo come difensore civico territoriale. E quindi il difensore civico comunale si occupava un po' anche di questioni che riguardavano gli altri enti territoriali. Secondo me potrebbe essere una cosa interessante l'esperienza vostra, appunto toscana, la creazione, cioè di uffici decentrati della difesa civica nelle città principali della regione, che abbiano così un contatto diretto con i cittadini senza l'obbligo per tutti di muoversi da un estremo all'altro della Toscana per venire alla sede del capoluogo regionale. Così per noi, io ho già avuto contatti con i sindaci di Terni e di Perugia, le due principali città dell'Umbria, per valutare l'apertura intanto in queste due città, a seguito di apposita convenzione, di uffici locali del difensore civico. Ecco Marcello, sì, su questo per esempio abbiamo molto spesso anche delle istanze tra virgolette a scavalco che riguardano territori attigui come i nostri. Per esempio noi, alcuni consiglieri regionali hanno sollevato tanti problemi sul tema della percorribilità delle infrastrutture che collegano la Toscana all'Umbria, tutto il collegamento verso Sansepolcro, e molto spesso siamo intervenuti. Ecco, sono situazioni che vedono vicini. Noi abbiamo aperto questi hub, questi sportelli decentrati, è il settimo, quello di Castiglion Fiorentino, e dopo aver fatto Pisa, Siena, Arezzo, Pistoia, poi Ponsacco in provincia di Pisa, Sinalunga provincia di Siena, adesso Castiglion Fiorentino provincia di Arezzo, il prossimo è a Grosseto. Il nostro obiettivo è arrivare a quota 10, oltre ci sembrano già molto sufficienti. Che dice dottor Gasparrini? Lei invece come difensore comunale, come è andata quell'esperienza? Sì, confermo quello che diceva Marcello Pecorari perfettamente, cioè il rapporto più diretto con le persone. Io non ero di nessuno di questi tre comuni, però venendo, diciamo, lì c'era un rapporto molto più diretto sia con le persone che avevano bisogno, soprattutto quelle più deboli, di venire in ufficio. Io ero presente tutte le settimane a Figline e ogni 15 giorni alternativamente a Incisa e a Rignano. A volte arrivava una persona all'ultimo momento, gli scadeva la cosa fra tre giorni, diceva: perché non è venuta a Figline? Dottore, sa, era un viaggio, eppure c'è il treno, c'è il bus, ci sono tutte queste cose. Fra l'altro le ferrovie erano anche abbastanza vicine alle sedi comunali, ma per qualche persona svantaggiata questo era un problema. Poi chiaramente c'è un rapporto molto più diretto con gli uffici, per cui non si scrive, si entra nella stanza del direttore generale o del direttore dell'ufficio tecnico, si apre la porta e si discute dei problemi. E come diceva Marcello, il grosso delle stanze non era tanto il comune, ma era diciamo istanze che magari venivano dalla difesa civica regionale, che non si intercettano più, e quindi l'importanza degli uffici decentrati. Sì. Perché se un cittadino ha un problema, se non è chiaramente formato giuridicamente, non è che gli viene in mente di cercare il difensore civico, grazie a trasmissioni come queste si spera sempre di più, di mandare una mail, fare una telefonata, eccetera. Ma
va in comune, non parla col sindaco, parla con l'usciere, gli dice, l'ho detto tante volte, mi è arrivato questo foglio, che devo fare? Boh, vai su, c'è uno, guarda, forse può fare qualcosa. E così il problema magari è una questione tributaria, una questione con l'INPS, non con il comune, e si risolveva. L'altro versante su cui i comuni, che almeno i miei comuni di difesa civica, dall'iniziale perplessità hanno stretto un'alleanza con la difesa civica, è quello che quando io ho fatto il difensore civico eravamo nel passaggio, soprattutto per il servizio idrico, ma anche per altri tipi di servizi, alle cosiddette, ai cosiddetti gestori dei servizi. E allora chiaramente il comune non poteva alzare la voce più di tanto nei confronti del gestore, ma se lo faceva il difensore civico, ben volentieri gli faceva da cassa di risonanza. Quando eravamo difensore civico locale, tutti i difensori civici dell'area fiorentina hanno collaborato alla stesura della carta dei servizi di pubblica acqua con quella che allora era Light, per esempio. Ecco, quindi... Grazie. Volevo concludere con Marcello. Ecco, probabilmente una volta avevamo anche buttato là un ragionamento di noi stiamo arrivando fino a Castiglione Fiorentino, poi siamo arrivati a Sinalunga, Castiglione Fiorentino, siamo vicini. Ma non invadiamo assolutamente il territorio dell'Umbria, no? Non ho paura, c'è l'invasione. Troveremmo duro. Ma ecco, voglio dire, probabilmente quando strutturerai questo decentramento nei territori, pensare anche a... noi l'abbiamo anche ad Arezzo, e quindi Arezzo, la Valdichiana Aretina con Castiglione Fiorentino, che tra l'altro assieme a Cortona fanno una popolazione significativa, perché 18.000 abitanti, quasi 20.000 a Castiglione Fiorentino, oltre 20.000 a Cortona, tra l'altro voglio dire territori molto belli dal punto di vista anche urbanistico. Ecco, voglio dire, però ci arrivano tante istanze in quella zona della telefonia, della luce, la montagna cortonese non c'è molto segnale. Potremmo pensare anche di fare un punto di ascolto interregionale tra noi e voi. E poi ecco, questa la butto là, voglio sentire cosa ne pensavi, anche un po' il fatto che questi difensori, questi ombudsman, come li chiamano, nel circuito europeo, oltre la rete europea, abbiamo il nostro coordinamento nazionale, dove appunto ci scambiamo considerazioni, ma ci scambiamo anche modalità operative, ecco, per rappresentare che i momenti di coordinamento dei difensori regionali sono virtuosi anche per omogeneizzare le modalità di risposta agli utenti e ai cittadini. Che ne pensi questo? Sì, sono d'accordo con te, innanzitutto sul discorso della creazione di un qualcosa di omogeneo per le zone di confine regionali, diciamo così. Hai citato prima la problematica della viabilità. L'E45 ha problemi gravosi, è stata chiusa per lungo tempo, con ripercussioni sia sulla Val Tiberina Umbra che su tutta la zona dell'Aretino. C'è l'altra problematica del completamento della E78, che per una piccola parte riguarda ancora la Toscana, ma poi riguarda l'Umbria, e potrebbe essere un collegamento fra Fano e Grosseto che darebbe respiro a tutta l'Italia mediana, di mezzo, come si diceva una volta. Quindi sì, venga un coordinamento fra i nostri uffici su queste questioni. Rispetto alle problematiche di telefonia, quelle che hai detto, le ritroviamo analoghe anche sul versante umbro, laddove ci sono problemi orografici tali da ostruire la possibilità di connessione. Per cui ritengo che in alcune questioni sicuramente sarebbe opportuno quello che dici, di una sinergia tra gli uffici, anche per avere una possibilità di maggior incisività rispetto all'organo che deve far riferimento. Sì, perfettamente d'accordo anch'io. Marcello, ecco, mi stanno andando pubblicità, tra poco. Volevo sentire anche cosa pensi del nostro coordinamento nazionale, dei difensori regionali.
Allora, coordinamento nazionale, io è solo 2 anni che ne faccio parte, ho appreso molto da chi svolge questa funzione regionale da più tempo di me e sto continuando ad apprendere. È importante per conoscersi anche tra di noi, faccio l'esempio, a me sono capitate varie istanze di altre regioni, di cittadini che pur essendosi rivolti a me, però come competenza era evidente che era di una regione diversa. Ovviamente la conoscenza diretta con il collega mi permette di contattarlo, di presentargli la problematica prima di inviarlo, in modo tale che non si perde tempo con una doppia istruttoria. E soprattutto è importante anche per quanto riguarda la possibilità di seguire procedure analoghe in tutta Italia rispetto alla trattazione delle questioni. Da ultimo, forse il problema che vedo è una frammentazione tra di noi circa i ruoli. Per esempio, io in Umbria sono difensore civico regionale, ma c'è anche un garante per l'infanzia, un garante per le persone ristrette, mentre in altre regioni c'è la figura del garante, del cittadino, diciamo così, che le incentra tutte. Quindi quel disegno di legge a cui stavamo, quella proposta di legge a cui stavamo lavorando circa l'unificazione nazionale del ruolo e delle funzioni del difensore civico, forse potrebbe andare in questa direzione. Bene, Marcello, vi chiedo di rimanere entrambi e adesso spazio alla pubblicità. Grazie. Salve, terza ed ultima parte dell'angolo del difensore civico regionale. Non sto a spiegarvi cosa vogliamo comunicare, vogliamo semplicemente mettersi a disposizione l'ufficio del difensore regionale per tutti i problemi dei cittadini, liste d'attesa, insanità, bollette, pazze, accesso agli atti. Ma oggi abbiamo parlato di responsabilità professionale della professoressa Emanuela Turillazzi, direttrice della scuola di specializzazione dell'Università degli Studi di Pisa, insieme al funzionario che molto spesso è qui in studio, ma oggi che siamo in zona rossa, in questa provincia di Siena, non è qui presente in collegamento con il remoto dall'ufficio di Firenze, Vittorio Gasparrini. E poi abbiamo sempre in collegamento Skype il collega Ombudsman, difensore civico regionale, avvocato Marcello Pecorari. Ma quanti avvocati ho conosciuto io negli ultimi periodi con questo ruolo del difensore? Se ne aggiunge un altro in collegamento, avvocato Paola Casaccino, anche lei molto spesso è venuta in studio, adesso in collegamento Skype. Con lei parliamo insieme anche a Marcello Pecorari, che sono colleghi, entrambi avvocati, parliamo di privacy. Paola Casaccino, Senior Manager KPMG, questi cittadini che fanno il vaccino, la didattica a distanza, tutta una serie di adempimenti online, non voglio dire speed 1 e speed 2 necessari, e elementi di certificazione per il dialogo e gli adempimenti online con la pubblica amministrazione, ma insomma questi dati dei cittadini fino all'uso abbastanza leggero, easy, del monopattino che raccoglie anche i dati delle carte di credito, questo tema dei big data, ma come si coniuga diritto alla salute con diritto alla privacy e in questa fase d'emergenza? Cosa state facendo voi come KPMG, anche corsi di formazione per i professionisti e gli esperti della pubblica amministrazione e delle aziende di servizi pubblici? A te la parola. Allora, grazie Sandro. Privacy di nuovo. Allora, come KPMG stiamo facendo dei corsi sia per titolari di protezione dei dati, aziende, referenti privacy, data protection officer, sia per le pubbliche amministrazioni che diciamo sono forse quelle che in questo momento, soprattutto per quanto riguarda gli ospedali e o RSA o tutto quello che attiene all'ambito salute, magari si trovano anche più in difficoltà nella gestione dei dati personali. Adesso c'è un tema fondamentale, privacy e salute, il problema dei cosiddetti pass vaccinali. No? Adesso oggi tutti parlano del fatto che benissimo la campagna vaccini, ma che ci saranno dei pass vaccinali, nel senso che chi ha fatto il vaccino
potrà fare determinate cose, quindi viaggiare, uscire, non portare la mascherina, e chi non l'ha fatto invece, cioè, risulterà ancora, tra virgolette, emarginato. Questo non è assolutamente vero, quindi io volevo tranquillizzare tutti i cittadini da questo punto di vista, in quanto già sul Messaggero e anche un intervento del Garante Privacy che ha fatto la vicepresidente Ginevra Scerrina Ferroni, vicepresidente del Garante, non esiste, cioè non esiste pass vaccinale, anche perché questo potrebbe essere in vigore solo con una legge di Stato. Senza una legge statale non si potranno fare distinzioni tra chi si è vaccinato o meno. Uno, perché data la quantità esigua di vaccini al momento, cioè, sarebbe veramente assurdo fare delle discriminazioni per chi ha fatto i vaccini e chi no, anche perché in questo momento sono le persone più a rischio, o gli operatori sanitari, o adesso l'hanno aperta anche agli avvocati in quanto persone al pubblico, ma si tratta sempre di una minima parte. Seconda cosa, perché si andrebbe a comprimere sia l'articolo 32 della Costituzione come diritto alla salute, quindi trattamento obbligatorio, cioè che non si può imporre un trattamento obbligatorio sanitario se non appunto con una legge eccezionale di Stato, sia di conseguenza si andrebbe a comprimere l'articolo 3 sulle libertà individuali, perché permettendo a qualcuno di viaggiare, qualcuno no, cioè sicuramente si avrebbe una discriminazione totale. Quindi io volevo garantire ai cittadini che se a qualcuno non si è vaccinato, o sicuramente anzi il 90% delle persone non è ancora vaccinato, che non abbiano questo timore, cioè del fatto di non essere vaccinati per non essere liberi di fare le cose. Seconda cosa, voglio anche sottolineare che anche chi desidera non vaccinarsi, non per un discorso semplicemente di categorizzare il no-vax, quindi se chi si vaccina, chi no, chi vuole, cioè, c'è una componente appunto di libertà individuale che ovviamente viene garantita dallo Stato, nel fatto della libertà di non vaccinarsi. Il discorso che ancora non sappiamo innanzitutto quali sono gli effetti collaterali del vaccino e anche quelle che possono essere le immunità che non sono garantite totali, né gli effetti collaterali in base a persone che magari hanno delle problematiche. Quindi volevo garantire questo, perché è uscito questo articolo anche sul Messaggero del 1° marzo, per appunto l'intervento del Garante, che ha fatto questo intervento molto interessante su questo aspetto, e quindi diciamo che ha strigato il dubbio dei cittadini che si sentono: ah no, ma io non sono vaccinato, allora chi si vaccina viaggia. No, non sarà così. Cioè, non è così finché non si avrà una legge statale. Bene, Paola, ecco, sul tema della privacy. Non ti sento, Sandro. Ecco, sul tema della privacy. Sul tema della privacy, ecco, ci vuoi dare qualche aggiornamento? Perché noi riceviamo talvolta anche richieste di parere, coniugare il diritto di accesso con quello della privacy, coniugare il diritto di cronaca con quello della privacy, coniugare il diritto alla salute con quello della privacy. Quindi c'è una situazione di ponderazione di questi diritti fondamentali. Come gestite anche voi questa fase di questo tema dei big data, cioè di questi grandi over the top che gestiscono e utilizzano molto spesso in maniera eccessiva, in termini anche di profilazione dei gusti e l'utilizzazione di certi dati personali? Allora, hai toccato tantissimi temi, che alcuni si intrecciano, alcuni sono diametralmente su piani diversi. Perché big data, cioè big data, profilazione, social network, profilazione massiva, ovviamente c'è un mondo, soprattutto su anche su quelli che sono i divieti della profilazione dei minori e su quelle che sono ovviamente tutto quello che andrà anche a impattare col regolamento e-privacy che sta per uscire, quindi
ci sarà, diciamo, una rivoluzione su tutta quella che è la privacy digitale, quindi le regole anche per i colossi, per la profilazione, per il marketing diretto, cioè quindi sicuramente anche lì da un punto di vista gestionale ovviamente bisogna vedere quelli che sono i dati trattati all'interno del regolamento europeo da quelli che ovviamente vengono trattati, cioè, da Amazon, Google, da tutti, diciamo, il settore americano, e quindi ovviamente che la privacy, dopo la caduta anche del Privacy Shield, ovviamente per noi italiane intra regolamento europeo diventa un problema, quantomeno, cioè, dobbiamo adottare degli accorgimenti che non sono la garanzia di adeguatezza. Per quanto riguarda invece tutto il mondo pubblico, accesso civico, trasparenza, accesso agli atti, ovviamente c'è tutto l'equilibrio tra privacy e trasparenza, che trasparenza della pubblica amministrazione, quindi tutto quello che deriva dalla legge anticorruzione 190 del 2012, quindi l'equilibrio tra quello che è l'accesso civico generalizzato, quindi il FOIA e tutto, ovviamente, i diritti del cittadino a avere una pubblica amministrazione trasparente, quindi poter accedere ai dati e procedimenti amministrativi, e la legge 241 ovviamente, e tutto quello che invece è comunque la protezione dei dati personali in virtù di quello che prevede il garante, quindi sicuramente anche lì è un altro tema, Marcello, che meriterebbe più tempo, ecco, tanto. Marcello, una domanda al difensore della Regione Umbria. Quante istanze su questi temi di cui stiamo parlando con l'avvocato Casaccino, sul tema della privacy, sul tema degli accessi agli atti, ne ricevete molte? Qual è la tua opinione su questo argomento? Riceviamo molte istanze in tema di accesso agli atti. Ancora è preeminente la 241 del 90 e quindi la necessità che vi sia insieme all'istanza anche un interesse giuridico tutelato per legittimare la concessione dell'atto. Ma vi sono anche alcune istanze di accesso civico generalizzato, e nell'ultimo periodo, soprattutto legato al mondo della caccia, ho ricevuto molte istanze in tema ambientale, che anche qui il diritto d'accesso è forse nella sua massima estensione, e quindi c'è la problematica, come diceva la collega, di contemperare questo diritto d'accesso in materia ambientale con quelli che possono essere dati personali, non tanto dati sensibili quanto dati personali. La tendenza mia come ufficio è quello di riconoscere, laddove possibile, la tutela del diritto d'accesso, fermo restando in alcuni casi la necessità di avere il consenso del terzo interessato per quanto riguarda la comunicazione di propri dati identificativi. Ovviamente, laddove si tratti di dati personali sensibili, in quel caso la tutela della privacy vige, e quindi l'accesso viene ad essere subordinato alla tutela di questi dati. Però la materia, ripeto, dell'accesso agli atti è forse anche quella di maggior fonte di litigiosità, perché poi il ruolo del difensore civico, in questo caso avente natura meramente amministrativa, è solo di, possiamo definire, invito all'amministrazione a fornire gli atti, perché laddove l'amministrazione ritenga di confermare il rifiuto, conferma il rifiuto e disattende la decisione del difensore civico, con la possibilità però del cittadino di ricorrere al TAR. Quindi a volte anche qui si fa un po' un gioco di mediazione per cercare di far ottenere ciò che il cittadino vuole senza mettere a repentaglio poi la privacy delle persone. Dottor Gasparrini, c'è qualche considerazione anche lei? Abbiamo parlato di, appunto, intanto, dei pass vaccinali. Una nota storica, Ginevra Cerina Ferroni, che adesso è la vice del garante della privacy, anche lei ha collaborato per un periodo di tempo con l'ufficio del difensore civico della Regione Toscana, quando c'era, a parte la mia compagna d'università, ma quando c'era il professor Carli, lui si è avvalso nel primo periodo di consulenze di giovani ricercatori
dell'Università di Firenze e fra queste c'era appunto Ginevra Cerina Ferroni. Per quanto riguarda i vaccini c'è un grosso sforzo comunicativo, posto che ovviamente diciamo le controindicazioni, gli effetti collaterali ci possono sempre essere, per far capire che la brevità della sperimentazione non è stata brevità di sicurezza. Voi sapete che né l'Europa né l'Italia hanno per esempio il mitico vaccino Sputnik o quello cinese, perché non c'è trasparenza sulle tecniche di sperimentazione che questi paesi hanno usato. E ricordiamo che per quanto riguarda i vaccini la Commissione regionale di bioetica ha espresso un recente parere sul diritto a non vaccinarsi. Ci sono una serie di problematiche non tanto per tutti i cittadini quanto per esempio per gli operatori sanitari, perché si è detto per legge statale giusta, che noi abbiamo anche difeso per quello che riguarda i medici di medicina generale che non sono coperti da questa disposizione non essendo dipendenti pubblici, se un sanitario si ammala di Covid è considerato infortunio sul lavoro. Quando io gli ho dato la possibilità di vaccinarsi e quello l'ha rifiutata, cosa succede? È sempre infortunio sul lavoro? Io posso dire al repertorio di una RSA perché ho un infermiere che è Novax? Cioè, quindi questo problema c'è, e c'è il grosso, gigantesco problema e termino dell'accessibilità ai vaccini di tutti, per cui sia la Commissione regionale di bioetica che l'UNESCO in un parere di ieri l'altro ha raccomandato l'accesso ai vaccini da parte di tutta la popolazione facendo saltare i brevetti, cosa che ha diciamo nel suo discorso introduttivo anche il nostro Presidente del Consiglio ha un po' paventato. Paola Casaccino, volevi dire qualcosa? No, volevo dire che ho letto che l'INAIL, nel caso che diceva il collega, ha detto sì, è sempre infortunio sul lavoro, l'ho visto proprio questa mattina, e su questa fattispecie ha dichiarato che comunque questo, nonostante ci sia la diatriba che lei ha detto, però non si può levare la tutela dell'infortunio sul lavoro in relazione a questo. Detto questo, io vi devo assolutamente salutare. Bene, grazie Paola Casaccino. Grazie. Non ti sento, Sandro. Saluto. Rimaniamo insieme al collega. Rimaniamo insieme al collega dell'Umbria e sempre al dottor Gasparrini. Ecco, quindi diamo un'informazione su questo ultimo argomento. Marcello, fai ste sintesi, è infortunio sul lavoro o non è infortunio sul lavoro? Guarda, è uscita questa mattina una comunicazione dell'INAIL che ha ritenuto che sarebbe infortunio sul lavoro il contagio da Covid anche da parte di operatori sanitari che non si sono volontariamente sottoposti al vaccino. Quindi sì. A oggi sì, questo non vuol dire che poi le cose non, in Italia muta sempre tutto, non possano nel tempo mutare, ma a quello che risulta stamattina da parte dell'INAIL è così, anche in questo caso sarebbe considerato infortunio sul lavoro. Probabilmente io non ho letto la nota proprio in considerazione della non obbligatorietà di trattamenti sanitari, della libertà di cura e di queste delle considerazioni che diceva prima la collega. Bene, a questo punto vado in chiusura, ringrazio tutti i collegamenti esterni, ringrazio il collega difensore civico regionale, avvocato Marcello Pecorari, il collega della difesa civica regionale, il dottor Vittorio Gasparrini, gli altri ospiti che sono intervenuti, l'avvocato Paola Casaccino, KPMG, e poi la professoressa Emanuela Turillazzi, direttrice della scuola di specializzazione di medicina legale dell'Università degli Studi di Pisa. Abbiamo parlato di responsabilità professionale, delle possibilità di rivolgersi al difensore civico della Regione Toscana per approfondire eventuali interventi chirurgici, cioè l'eventuale responsabilità, sottolineo eventuale responsabilità in interventi chirurgici, con il collega Marcello Pecorari, avvocato. Abbiamo esaminato appunto casistiche simili
che riguardano l'ufficio della difesa civica della Regione Toscana e quello della Regione Umbria, con il proposito di essere più presenti con questi sportelli decentrati nei vari territori provinciali e subprovinciali, ma anche di attenzionare le aree di scavalco, cioè le zone di confine che sono appunto per esempio tra la Toscana e l'Umbria, non ricevono molto spesso, come tutte le zone di confine tra regioni, l'attenzione che meritano, perché troppo lontani dal capoluogo regionale, per esempio in Toscana, e sono toscani ma magari quasi umbri, hanno l'accento umbro, oppure magari vivono in Umbria, hanno l'accento toscano, insomma, voglio dire, vedono lontana sia la propria regione sia quella attigua, ecco, quindi una territorialità che vuol dire anche prossimità a quelle zone di scavalco, di confine, che hanno dei problemi, e il collega Marcello Pecorari ne ha citati molti, quelli da quelli della telefonia per una orografia molto simile, quindi problemi di collegamento sia delle linee fisse ma anche di quelle mobili, e problemi anche di collegamento non soltanto alla rete ma anche quello infrastrutturale delle strade, la E45, una su tutte. Vado in chiusura, ringrazio i nostri ascoltatori, vi do appuntamento a venerdì prossimo 12 marzo, e appena finito questo momento andremo subito in tarda mattinata, stiamo registrando nelle prime ore del mattino di venerdì 5 marzo, e ora andremo ad aprire lo sportello decentrato a Castiglione Fiorentino. Grazie.